i milioni che voi avete a disposizione in questa variazione di bilancio non usateli per potenziare, che so, gli impianti di risalita in montagna invernali, che tanto sappiamo che diciamo la neve ce ne sarà sempre meno, no? Per cercare di rispondere a quelli che sono determinati interessi particolari. Usateli per la sanità, non potete continuare a parlare aggregando i dati come ha detto, diciamo, in modo assolutamente vergognoso chi è venuto a parlarci in consiglio regionale, e non faccio i nomi, dicendo che noi non abbiamo problemi, quando ha messo insieme i dati della montagna e della città, cosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice sempre di non fare, dice disaggregate i dati, invece li hanno messi insieme, quando appunto in montagna non ci sono servizi e in città invece effettivamente sono più rapidi, a parte, diciamo, certe cose sui pronti soccorsi che io denuncio regolarmente. Quindi, allora, però, vede, se lei vuole, lei dice appunto chiudere, lo dica, si ricordi che il suo Riccardi è andata al governo attaccando proprio il governo di centro-sinistra che aveva fatto una razionalizzazione dicendo che avrebbero riaperto tutti i reparti, e invece da quando sono arrivati al governo ne stanno chiudendo molti, ma molti di più. E allora un conto è anche la coerenza. E quindi lasci perdere, io sto solo dicendo che quando lei parla di razionalizzazione intende dire chiusura di reparti. La minoranza, diciamo, attenzione che mettere mano al sistema vuol dire rivedere un po' il sistema, quindi ci saranno delle cose che andranno accorpate, perché non si possono fare interventi, ho fatto un esempio, o interventi senologici distribuiti su tutta la regione, ma vanno portati in una unità operativa dove si garantisce il massimo della professionalità, perché se io faccio due interventi all'anno non sono in grado di farli, e vanno ampliati e costruiti e messi lì quei servizi che servono. Allora sì, può essere che chiudiamo qualcosa, bisogna essere chiari, però bisogna aprire quello che serve, ma fare questo non vuol dire togliere i servizi, ma vuol dire portare vicino al cittadino quello che serve. Allora la maggioranza deve avere il coraggio di dire quello che va cambiato, e la minoranza deve avere l'onestà di non trasformare queste cose in demagogia.